questa terza lezione andremo a vedere altri tre nuovi versaggi e faremo i primi movimenti acrobatici. Il primo versaggio si chiama versaggio a tetto. L'impugnatura in questo caso si chiama forehand reverse. Impugnatura forehand, cerco di spostare la mano in questo modo, abbracciando con le dita tutta la bottiglia, in modo che il mignolo sia in linea con il cappuccio. Faccio vedere prima senza mignolo, prendo il pin, lo porto a petto, prendo la bottiglia in forehand reverse e vado a fare il mio versaggio con questo movimento qua. E li metto a posto. Faccio vedere con il libro. Quindi prendo il pin, prendo la mia bottiglia in forehand reverse e vado a fare il versaggio. Adesso andiamo a fare un versaggio utilizzando una mano sola, versando con due bottiglie. Per fare questo utilizzeremo un'impugnatura, si chiama impugnatura a pistola. Prendo la prima bottiglia sempre in forehand, ma la reggo soltanto in questo modo, con queste tre dita, in modo che queste due rimangano libere. Quindi la forehand, sempre con la copertina rivolta verso di me, metal pure rivolto sulla sinistra. Impugnatura a pistola, vado a prendere l'altra bottiglia, ovviamente appoggiata al bancone senza usare la mano sinistra, appoggio il metal pour della bottiglia che ho in mano sull'altro metal pour e vado a stringere con le altre dita prima di versare e verifico che l'impugnatura sia stabile. Vediamo come il versaggio. Vado a prendere la prima bottiglia, impugnatura a pistola, vado a prendere la seconda bottiglia, i metal pour devono essere paralleli, quindi i flussi anche paralleli, e faccio il versaggio come quello della prima lezione, un versaggio in forehand normale, soltanto che in mano ho due bottiglie invece che una. Apro e chiudo, mi metto davanti. L'altezza del pin alla solita altezza del metal pour, apertura, sto a un palmo di distanza e chiusura ritornando alla posizione finale. A questo punto rimetto le bottiglie esattamente come le ho prese. Questo versaggio qui può essere fatto anche a petto, proprio come il versaggio di prima. Riprendo le mie due bottiglie con l'impugnatura a pistola. Prendo il pin, a questo punto non ho più la mobilità del polso di prima, dovrò alzare il gomito, se no rischio di bagnarmi. Vedete come il gomito è più alto e chiudo. Rimetto a posto il bottino esattamente come erano prima e il versaggio è fatto. Adesso che abbiamo imparato a versare con due bottiglie, con una mano sola, proviamo a fare un V-pour con tre bottiglie. Molto utile per la costruzione di un, per esempio, un cocktail famosissimo come il Negroni. Quindi vado a prendere le mie bottiglie con la mano destra, sempre con l'impugnatura a pistola, forehand, impugnatura a pistola, vado a prendere l'altra bottiglia, controllo che sia stabile, e vado a prendere con la sinistra una terza bottiglia. Faccio il pick up, e vado a versare con tre bottiglie. Faccio un V-pour, sono tutte e due in forehand. Il pick-up, come abbiamo detto, viene fatto quando si fa il forehand con la sinistra e verifico di aver fatto bene il pick-up controllando che la copertina, che l'etichetta posteriore sia perfettamente rivolta verso me. I beccucci di metal pour, le punte di metal pour si guardano, e faccio i soliti tre movimenti che ho fatto appunto nella prima lezione. Sono
alla stessa altezza del pin, apro e chiudo. E vado a posare esattamente le bottiglie come erano. Vi faccio vedere, prendo prima, pick up, davanti, apro, chiudo e rimetto le bottiglie in postazione erano. A questo punto abbiamo visto finora diversi dettagli, in forehand, in backhand, in forehand con la sinistra, il V-pour, l'L-pour, versaggio al petto con una bottiglia, versaggio al petto con due bottiglie e versaggio con tre bottiglie. Adesso andiamo a vedere un attimo cos'è una routine. Una routine è un insieme di movimenti fatti per costruire un cocktail. Si sviluppa in tre fasi: la presa del tin, l'evoluzione e il versaggio. Incominciamo a vedere qualche presa del tin. La presa del tin classica si chiama pull. Con tre dita vado a afferrare il tin in questa posizione qui, con il pollice verso di me, tiro verso di me il tin, faccio fare un giro e mezzo e lo aspetto che arrivi sulla mano. Il movimento è questo. Tiro e aspetto che arrivi in mano. Non facendovi fare una traiettoria molto alta, ma più che altro lineare per non perdere tempo. In direzione della spalla, tre dita, in modo che il pin mi arrivi esattamente in questa posizione. Faccio vedere, tre dita, tiro in direzione della spalla, la velocità della rotazione, la rotazione della palla, forza centrifuga. Io tiro indietro il braccio, più tanto velocemente tiro indietro il braccio, tanto più velocemente ruoterà il pin. Questo è il classico pull right to right, nel senso che tiro con la destra e riprendo con la destra. Il pull può essere anche right to left, in questo modo la presa cambia, non è più così, ma è per così, e il movimento è questo, non è più verso la spalla sinistra, destra, ma verso la spalla sinistra. Qui ci sarà già la mano ad accogliere il pin, che dopo un giro e mezzo arriverà precisamente qua. Il movimento è questo qua, accompagno il pin fino a questa altezza qua e poi lo lancio. Prendo e arriverà a questa altezza qua. Posso fare, questo è un pull right to left, posso farlo anche left to right, con lo stesso movimento. L'altezza del pin alla solita altezza del metal pour, apertura, sto a un palmo di distanza e chiusura ritornando alla posizione finale. A questo punto rimetto le bottiglie esattamente come le ho prese. Questo versaggio qui può essere fatto anche a petto, proprio come il versaggio di prima. Riprendo le mie due bottiglie con l'impugnatura a pistola, prendo il tin. A questo punto non ho più la mobilità del polso di prima, dovrò alzare il gomito, se no rischio di bagnarmi. Vedete come il gomito è più alto e chiudo. Rimetto a posto due bottiglie esattamente come erano prima e il versaggio è fatto. Adesso che abbiamo imparato a versare con due bottiglie, con una mano sola, proviamo a fare un V-pour con tre bottiglie. Molto utile per la costruzione di per esempio, di un cocktail famosissimo come il Negroni. Quindi vado a prendere le mie bottiglie con la mano destra, sempre con l'impugnatura a pistola, forehand, impugnatura a pistola, vado a prendere l'altra bottiglia, controllo che sia stabile, e vado a prendere con la sinistra una terza bottiglia.
faccio il pick up e vado ad avversare con tre bottiglie. Faccio un B4, sono tutte e due forehand. Il pick up, come abbiamo detto, viene fatto quando si fa il forehand con la sinistra, e verifico di aver fatto bene il pick up controllando che la copertina, l'etichetta posteriore, sia perfettamente rivolta verso me. I beccucci di metal pour, le punte di metal pour si guardano e faccio i soliti tre movimenti che ho fatto appena nella prima lezione. Sono alla stessa altezza del pin, apro e chiudo. E vado a posare esattamente le bottiglie come erano. Vi faccio vedere, prendo la prima, pick up, davanti, apro, chiudo e rimetto le bottiglie in postazione erano. A questo punto abbiamo visto finora diversi dettaggi in forehand, in backhand, in forehand con la sinistra, il V-pour, l'L-pour, versaggio al petto con una bottiglia, versaggio al petto con due bottiglie e versaggio con tre bottiglie. Adesso andiamo a vedere un attimo cos'è una routine. Una routine è un insieme di movimenti fatti per costruire un cocktail. Si sviluppa in tre fasi: la presa del pin, l'evoluzione e il versaggio. Incominciamo a vedere qualche presa del pin. La presa del pin classica si chiama pull. Con tre dita vado a afferrare il pin in questa posizione qui, con il pollice verso di me, tiro verso di me il pin, faccio fare un giro e mezzo e lo aspetto che arrivi sulla mano. Il movimento è questo. Tiro e aspetto che arrivi in mano. Non facendovi fare una traiettoria molto alta, ma più che altro lineare per non perdere tempo. In direzione della spalla, tre dita, in modo che il pin mi arrivi esattamente in questa posizione qua. Faccio vedere, tre dita, tiro in direzione della spalla, la velocità della rotazione, della palla, forza centrifuga. Io tiro indietro il braccio. Più tanto velocemente tiro indietro il braccio, tanto più velocemente ruoterà il pin. Questo è il classico pull right to right, nel senso che tiro con la destra e riprendo con la destra. Il pull può essere anche right to left, in questo modo la presa cambia, non è più così, ma è per così, e il movimento è questo, non è più verso la spalla sinistra, destra, ma verso la spalla sinistra. Qui ci sarà già la mano ad accogliere il pin, che dopo un giro e mezzo arriverà precisamente qua. Il movimento è questo qua, accompagno il pin fino a questa altezza qua e poi lo lancio. Prendo e arriverà a questa altezza qua. Posso fare, questo è un pull right to left, posso farlo anche left to right, con lo stesso movimento.